Buongiorno, stamattina mi trovo a Mugena, in Alto Malcantone, in Ticino, e voglio andare al Monte Gradiccioli. Qui possibilità di parcheggi gratuiti, poi vi lascio la traccia GPS e adesso prendiamo verso la chiesa che poi troveremo al sentiero. Appena vicino alla chiesa troviamo questi cartelli e prendiamo verso Alpenisciora per il momento. All'inizio il sentiero è una bella mulattiera molto larga per il momento. Dopo una mezz'oretta di falso piano, il sentiero comincia a salire molto più ripido, sempre bello largo, come vedete. Le piogge di questi giorni hanno ingrossato parecchio i fiumi e quindi parecchia acqua. Scarpe adeguate. Opla. Dopo 40 minuti la mulattiera finisce e comincia questo sentierino. Seguiamo sempre i cartelli gialli. Siamo arrivati a un altro fiume bello pieno, è passata un'ora e adesso devo vedere se riesco a attraversarlo. Allora, devo mettergli la telecamera. Sono sceso un po' più in basso ma mi sono bagnato tutto. Adesso è un po' troppo pieno, aspettate quando c'è meno acqua o se no dovete bagnarvi. Dopo il fiume il sentiero sale ripido su per il bosco. Dopo circa un'ora e mezza si esce dal bosco.
Dopo un'ora e 45 siamo arrivati all'Alpe Nishora a 1445 metri e prendiamo a sinistra Monte Gradiccioli a un'ora e 45 minuti verso il passo Agario. Dopo l'incrocio la strada ha dei leggeri saliscendi, ma è molto semplice, come vedete. Allora, quello là è l'alpeggio dove c'era l'incrocio, stiamo facendo tutto quel traverso qua, molto semplice. Dopo un paio d'ore arriviamo a un altro incrocio, Monte Gradiccioli, un'ora e 20 a destra, e qua davanti una fontana. Allora, ecco là la nostra meta, si è diradata un po' la nebbia, si riesce a vedere, quindi dobbiamo fare tutta quella cresta lì. Siamo arrivati a un bel punto panoramico sul Lago Maggiore. Dopo 2 ore e mezza siamo arrivati al Monte Pola, dall'altra parte un po' di neve, poca roba. Il tempo sta cambiando purtroppo, speriamo in bene. Siamo arrivati a Pianoni a 1768 metri. Mezz'ora al Gradiccioli. Sono passate 2 ore e 50, la cresta adesso è più ripida, come vedete, ma comunque sempre semplice. Si è schiarito un po'. Sono passate 3 ore. Siamo quasi in vetta, manca circa un 100 metri. La nebbia è scesa un'altra volta.
Sono arrivato al Monte Gradiccioli a 1935 metri il cartello. Adesso la croce si vede già, e là in alto c'è anche una panchina. Pochi minuti e siamo in vetta. Dopo poco più di 3 ore sono arrivato in vetta. Eccola qua, una bella croce in granito e una panchina per riposare. Purtroppo il panorama sta ritornando, il brutto tempo, oggi è dato ancora brutto, quindi dovrò sbrigarmi a scendere. Ok, per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto, alla prossima!